una storiella milanese, in dialetto milanese. Ma non è mica sempre festa, sono delle nuove avventure milanesi. Non dimenticar le mie parole. Sono quelle canzoni sempreverdi nell'archivio della memoria. La radio. Non è esagerato affermare che la scatola parlante di Guglielmo Marconi abbia cambiato le abitudini e i ritmi di vita delle famiglie italiane. Senz'altro è servita a riunire i componenti a far sì che si diradassero le ore trascorse all'osteria davanti a una bottiglia di vino. La novità della grande scoperta coglie un po' di sorpresa una popolazione largamente analfabeta che non riesce a spiegarsi un fenomeno del genere. Al tempo stesso i bambini, che chiamano comunemente l'apparecchio la radio, pensano che nell'interno nasconda dei nanetti che parlano, cantano e suonano. La radio viene vista dunque come un fenomeno affascinante e misterioso. Alcune canzoni di grande successo fanno un particolare riferimento alla grande invenzione di Marconi. L'avvento della televisione coglierà gli italiani più preparati. Il grande interesse che susciterà, pensiamo ad esempio alla Sciara Doppia, è legato all'essenza stessa del quiz televisivo, non al materializzarsi dell'immagine. Un piccolo schermo casalingo che riporti con le debite proporzioni quanto si è abituati a vedere al cinema e non fa della televisione un argomento per la musica leggera come i tempi della radio. Dopo tanti anni ritroviamo ancora cinquettante nella memoria l'uccellino della radio del Filippini, Nizza e Morbelli. E come le pecore televisive indicheranno poi un intervallo. Il trillo dell'usignolo è il segnale per il passaggio da una stazione radiofonica all'altra. Sono in tanti a credere che negli studi di registrazione esista davvero una gabbia con l'uccellino vivo. Non sono portati a pensare a una finzione o una sorta di carillon con la molla da caricare. L'uccellino della radio diventa immediatamente il simbolo stesso della EIAR, poi della RAI, e adesso lo ritroviamo ancora cinquecento in qualche trasmissione regionale. Del radio l'usignol stamattina ho preso il vol, al suo libero cielo è voluto ritornare. Nella gabbia a fili d'or rimaneva malincuor e tutti i passeri udendo di fuori cinguettare. Un'altra canzone di grandissima popolarità, che in un certo senso può considerarsi di fronda, perché è stata anche interpretata come un invito all'ascolto della proibitissima Radio Londra, è il Silenzioso Slow, che molti conoscono come Abbassa la tua radio, per favore, di Giovanni Danzi e Alfredo Bracchi. Abbassa la tua radio, per favore, se vuoi sentire i battiti del mio cuore. Le cose belle che ti voglio dire, tu sola, amore mio, dovrai sentir. Le mie parole, tanto appassionate, sono timide carezze profumate. Abbassa la tua radio, per favore, perché io sono geloso del mio amore. Nel riascoltare Silenzioso Slow si ha ancora oggi una piacevole sensazione. La canzone ha resistito agli anni e pur con un testo zeppo di parole tronche, poco in linea con la nostra lingua, pur con la
consueta rima cuor amor, con l'aggiunta di favor e inusitate frastuon passion o sospir udir, col richiamo delle timide carezze profumate, si fa perdonare per la gradevole melodia che sorregge i versi. Strano e inconsueto è viceversa il tipo di messaggio che i due dirimpettai innamorati si lanciano attraverso la radio. Si parla di Radio Torino e del Valentino, di Radio Bologna, Milano, Sanremo, di Radio Igea, di Barzizza, di Angelini, della Termini e di Rabagliati, del maestro Petraglia o Petralia, della Fioresi e del Trio Lescano. C'è insomma tutto quanto il firmamento musicale e si facendo anche al quiz in quei tempi ormai sospetti per il tipo di ritmo da Barbari Negri. La canzone si intitola Quando la radio di Borbelli e Prato ed è del 1940. Quando la radio trasmette da Torino, vuol dire stasera ti attendo al Valentino. Ma se a un tratto si cambia il programma, questo vuol dire attento, c'è la mamma. Radio Bologna vuol dire il cuor ti sogna. Radio Milano ti penso da lontano. Radio Sanremo, stasera forse ci vedremo. E Radio Igea vuol dire lontan da te. Mi sento morire. C'è l'accenno a Radio Sanremo che non esiste più da parecchi anni e a Radio Igea anch'essa scomparsa, ma molto attiva in tempo di guerra. Gradevole risulta anche la composizione di Cherubini e Brixio, la famiglia Canterina. Dalla sera alla mattina, zitta, zitta, piano piano, fa in sordina il trio Lescano. Chi vuol sempre Boccaccini, chi l'orchestra Zangerini, chi sta a orecchi spalancati per Alberto Rabagliati. Mamma vuole la melodia, ma la figlia invece vuole il maestro Petralia, quando fa un accordo in do. Oltre alla novità della radio, di occasione, di cui si fa cenno all'inizio del resto, come nella precedente canzone di Danzi e Bracchi, si nominano anche Boccaccini, Angelini, Rabagliati, Petralia, Pippo, Barzizza, i brani Biancastella, Sulla Carrozzella, Madonna Fiorentina, La mia canzone al vento. È un ripasso anche questo di quanto la radio ammannisce quotidianamente. Piacevole il riascolto di C'è un'orchestra sincopata di Cherubini e Bixio, in cui si afferma che nel cuore di ogni strumento dell'orchestra c'è nascosto un sentimento. Il trio Lescano, con le ben note capacità delle tre ragazze olandesi, ci consegna un brano di grande jazz, a patto che tutti continuino a chiamarlo ritmo sincopato.